Maometta, in Arabia Saudita, dove nella zona est c'è una comunità sciita che controlla i pozzi di petrolio. Allora capite che effettivamente perché Teheran adesso sta, come dire, nella bilancia, nell'equilibrio di potenza, viene percepita in maniera abbastanza comprensibile dal Golfo come essersi rafforzata, non è solo per l'accordo sul nucleare, ma perché avendo adottato strategie di guerra asimmetrica, cioè di influenza, no, negli altri paesi arabi, ormai dal 79, effettivamente ha un vantaggio competitivo, un vantaggio comparato. Riyadh non lo sa fare, anche quando ci provano, sono incapaci, perché loro hanno delle forze di sicurezza molto standard, non hanno le guardie rivoluzionarie iraniane che gli vanno a fare il lavoro sporco, non è che vanno a crearsi Hezbollah da un'altra parte in funzione antiscita, non lo sanno fare. E quindi che cosa fanno? Fanno le grandi coalizioni come quella che Riyadh ha fatto da poco, la coalizione islamica, ma che non riescono a fare nulla, perché poi gli stati del Golfo, dall'Oman, e Bahrain subisce, ma sicuramente il Qatar e il Kuwait, hanno paura dell'influenza saudita, che i sauditi si rafforzino troppo nel Golfo Persico, quindi a parole li sostengono, però poi unificazione economica, politica e di sicurezza che vorrebbe Riyadh non la fanno. Per cui anche qui c'è, cioè, tutto quello di cui noi stiamo parlando, cioè sono guerre per procura, e il califfato rappresenta un male adesso strutturale, ma nel momento in cui si riuscisse a sradicare, e non si sradicherà, cioè la migliore delle ipotesi è che si normalizzi il califfato, che diventi uno stato con una politica estera pragmatica. Questa è la migliore delle ipotesi a cui noi possiamo aspirare. La seconda, il second best, è che veramente ci sia una coalizione intraconfessionale, cioè che sia Iran che l'Arabia Saudita si rendano conto che il califfato in futuro può porre delle sfide dirette alla loro sovranità e si mettano d'accordo per sconfiggerlo. E questo è quello che noi dovremmo cercare di fare, cioè noi dovremmo spingere loro a prendersi la responsabilità di una crisi regionale e non permettergli di continuare a fare quello che si chiama underbalancing, sottobilanciamento, cioè nessuno si occupa dei problemi regionali, tanto prima o poi arrivano gli occidentali, no? E quindi loro fanno free rider dal punto di vista geopolitico, e no. Allora, noi abbiamo le nostre responsabilità storiche, ma d'ora in poi dovremmo veramente spingere gli attori regionali a prendersi le loro responsabilità politiche nella regione.